Seconda parte Toro contro Juve, vi ricordo che siamo al Toro Club Giorgio Ferini di Nichelino e Lussemburgo e ci ha raggiunto Serino Rampanti, giocatore bandiera ed allenatore plurititolato del Toro e oggi assessore allo sport a Moncalieri. Buonasera. Ciao, ciao a tutti. Ciao mister, grazie di essere con noi anche quest'oggi. Ovviamente ti voglio chiedere appunto un commento spiccato sul modo in cui il Torino è riuscito a ribaltare una partita, diciamo, questi anni e anche in questo campionato, il minuto 92, il minuto 93 aveva sinonimo di beffa, ricordiamo i gol subiti col Napoli, con la Roma, insomma, un po' in tutta la storia recente. Ecco, il fatto che il minuto 92-93 hanno segnato una rimonta importante anche in chiave di classifica, dal decimo al settimo posto, insomma, è un segno del destino. Ventura ha detto: mi è piaciuta proprio la mentalità, cioè subito il gol del Genoa, la squadra non ha mai pensato di averla persa, ma di poterla pareggiare. Appena pareggiato, si è subito la squadra concentrata sul fatto di poterla vincere, anche se eravamo ormai al 93° minuto. È un segno importante a livello di crescita di squadra. Beh, è chiaro, è la mentalità della squadra che riesce a recuperare alla fine, una mentalità giusta, è da veramente mentalità da toro. Io credo che in tutto questo c'entri anche il calore del pubblico, l'attaccamento alla squadra che hanno i tifosi. E quindi, insomma, mi sembra veramente l'anno giusto, tutto gira per il meglio. Se qualche volta c'è stato qualche passo falso, viene dimenticato da queste grandi, belle rimonte. Questa rimonta mi sembra di rivivere, naturalmente in piccolo, in proporzioni più piccole, quel famoso derby del 3-2, insomma, gli ultimi minuti. Io credo che poche volte sia capitato che in un minuto finale si potessero fare due gol così. Quindi questa è una cosa entusiasmante e non fa altro che far amare di più, ancora di più questa squadra. Ecco, e secondo te è una tappa importante a prescindere oppure è una tappa che può portare davvero il Torino nuovamente a inseguire il sogno europeo? Perché in effetti sono 3 punti dal Parma che è al sesto posto, con un calendario a parte la Lazio non difficilissimo, Torino-Parma la penultima allo Stadio Olimpico, è vero che la classifica è molto corta lì, però può essere davvero un punto di riferimento importante su questo sesto posto. Guarda, il Torino deve credere a tutto perché con due giocatori davanti di questa forza, non dimentichiamo che oggi abbiamo il capocannoniere del campionato, erano anni che non ce l'avevamo. Con dei giocatori così tutti gli obiettivi possono essere sognati e quindi bisogna crederci, insistere. Io credo che la società ci tenga molto a questo, farà di tutto per stimolare tutto l'ambiente, i giocatori in particolare, e quindi io credo che sia raggiungibile l'obiettivo di andare a fare Coppe europee. Ecco, ti volevo chiedere che segno è stato, ovviamente positivo, quello di Ventura che a un certo punto sotto di 1-0 col Torino che gioca la rimonta ha messo in campo sia Meggiolini che Barreto, quindi attacco a 4 punte, un po' alla Mourinho, ovviamente squadra sbilanciata, c'è il rischio ovviamente di beccare il secondo gol, ma è stato premiato dal fatto insomma, che va ribaltato, è un segno Quello importante. è stato un cambio, i cambi della disperazione che però hanno portato bene. A volte osare ti premia, e quindi questa volta ti ha premiato, altre volte poi si incolpa l'allenatore di aver fatto cambi errati quando magari vuoi osare e vieni punito. Questa volta è andata bene, quindi bisogna dire brava Ventura. Ecco, Astrid, ricordiamo allora che è stato un giorno importante per gli azzurri del Torino, ormai possiamo chiamarlo Sì, di tal Toro perché. soprattutto per le convocazioni appunto di Esatto. Prandelli, perché sono 3 calciatori granata, come magari già sapete, convocati dal CT della nazionale italiana, Cesare Prandelli, per i test atletici in vista del Mondiale 2014 che avranno luogo oggi e domani a Coverciano. Si tratta del difensore Matteo Darmian e degli attaccanti Alessio Cerci e Ciro Immobile. Ecco, ricordiamo che ovviamente, vabbè, Cerci e Immobile sono serissimi candidati alle convocazioni, direi Sì. che per Cerci è quasi certo, Immobile è molto probabile. In realtà è un gruppone ampio di oltre 40 giocatori, esclusi e non ci sono i giocatori italiani che giocano all'estero. Quindi però diciamo che anche Darmian, credo che ovviamente Potrebbe col avere Torino la buone squadra possibilità. oppure è troppo tardi, magari per Darmian ne parliamo dopo i mondiali, calcolando che Darmian può giocare alto, basso, a destra, a sinistra in più moduli. Sinistra abbiamo visto È già da che è nazionale Darmian, ottimo. è già da mondiale. Ma per lui non lo so, gli altri due secondo me saranno sicuramente convocati. Come fa a non convocare uno che è capocannoniere, che ha fatto tanti gol così e che sta dimostrando, parlo di Immobile, e l'altro che naturalmente è già stato in nazionale, ha già giocato e ha già brillato nelle nazionali. E quindi sicuramente quei due sì, poi l'altro vedremo insomma. Sì. E poi visto che Prandelli dice che c'è bisogno anche di atleti, Immobile è uno che corre molto col clima infuocato che ci sarà in Brasile, può essere davvero molto utile anche per questo, può essere anche una discriminante nella scelta. Immobile è un centravanti completo,
completo nel senso che sa mantenere la squadra lunga, sa mantenere il pallone nei piedi quando è il momento di far risalire la squadra, lotta, viene indietro a prenderla, e molto i suoi movimenti coprono tutto l'arco dell'attacco, quindi sa indietreggiare, quindi sa anche attaccare, andare a coprire gli spazi. È un centravanti completo, come il Torino, come nel Torino non ricordo, probabilmente Graziani era così. Graziani, che c'era l'ultimo capocannoniere del Torino, anno 1977. Chiedo invece a Giuseppe, da difensore, se Darmian è un difensore già da nazionale o da nazionale della prossima gestione? Beh, io penso che dovrà aspettare un po', ci sono già dei giocatori già fermati in quei ruoli lì e dovrà aspettare, però non si sa mai, non possiamo mai dire mai, perché nel calcio non si può pensare che poi può darsi che succede qualcosa e Darmian entra dentro. Me lo spero, lo speriamo tutti quanti. Adesso parliamo di quello che... No, perché adesso c'è un motivo, scusate, Astide adesso ci legge quello che nel dopo partita di oggi ha parlato Caio, ha sottolineato come lui avesse chiesto dopo Toro Cagliari le famose sette finali e ha già vinto a Catania, ha vinto col Genoa, ha sottolineato che ci sono tre giocatori del Toro nella nazione italiana e poi altri nelle diverse nazionali, quindi diciamo ha sottolineato l'importanza di questa stagione che forse è la più bella, sicuramente la più bella da quando Caio è presidente del Torino. Ha parlato poi giovedì a Tutto Sport e direi se possiamo magari Astide liofilizzarla, facciamo così, liofilizziamo quello che ha detto il presidente, poi commentiamo tutto con i nostri ospiti. Quello del presidente a Tutto Sport nei giorni scorsi. Esatto, innanzitutto come nasce il Toro 2014-2015, partiamo da una buona base di elementi di proprietà, giovani e bravi soprattutto. Poi abbiamo alcuni prestiti con diritto di riscatto che stiamo valutando. L'obiettivo 2014-2015 dice, per Scaramanzia dice, preferisco non dirlo, lavoriamo passo passo, mano a mano. In avvio l'obiettivo primo uguale per tutti, mantenere la categoria. Per quanto riguarda Cerci dice... cosa farà Immobile, cosa farà Cerci, dice che vorrebbe dare una risposta unica, ovviamente anche Cerci Immobile Darmian, ovviamente perché il Torino è nazionale, cioè, no, anche se per Immobile dice che la questione è un po' diversa perché è a metà, ovviamente sappiamo che è metà cartellino Juventus, metà Granata, e dovremo sederci a un tavolo assieme per concordare che, cosa fare, appunto, ovviamente. Poi dice, ribadisce che un altro anno con noi non potrebbe che giocare, anche soprattutto giovare Ciro, e gli potrebbe dare forti benefici e gli permetterebbe di consolidarsi ad alti livelli, e mi pare che anche lui dice sia di questo avviso, ma c'è un passaggio a livello che va superato. Il livello ovviamente si chiama Juventus, perché ricordiamo è in proprietà libera, quindi c'è anche il rischio delle buste, ma non credo che si vada le buste, poi vi spieghiamo perché. Per i giocatori di proprietà come Cerci e Darmian invece dice che contentissimo se restano al Toro, ma il discorso ora vale in particolare per Cerci, visto che Darmian non ha mai espresso, diciamo, volontà di andarsene. Se arrivasse ai giocatori un'offerta irrinunciabile, come già accaduto con Ogbonna, io non voglio tarpare le ali a nessuno e quindi affronterei il contenuto e la proposta. L'ultima voce è che Darmian è la Juventus, sappiamo che è girata, dice che non so a che titolo e perché certa gente parli, sono cose incredibili, totalmente inventate e fantasiose, vale per tutti, dice, ma se con la Juve non ci siamo ancora nemmeno incontrati per parlare di Immobile, quindi dice che ancora sono voci fantasiose, e ripeto, dice, invenzioni totali. Dicono che venderò Cerci, con quei soldi comprerò, ovviamente si parla solo perché nel luglio... Ah, di HCS, ecco, no, esatto. Anche questa, solo perché nel luglio 2013 ho preso, dice, il 2,84% di RCS per il 15 milioni di euro, proprio nel periodo in cui il Toro vendeva Ogbonna per 13. Peccato che dice questi 15 milioni li versai sull'unghia, mentre di Ogbonna ho appena ricevuto ad aprile l'ultima tranche del primo terzo, 4,3 milioni, e gli altri 8,6 milioni li prenderò più avanti. Ecco, no, questo è il problema, perché in realtà anche noi ci abbiamo un po' scherzato su questo, ma è stato importante precisarlo, perché in effetti in quest'estate il Torino ha venduto Ogbonna e Juventus per 13 milioni più due eventuali di bonus. Poi non ho capito che questi bonus sono legati all'rendimento del giocatore o ai successi della Juventus. Che insomma c'è una certa diversità. E per quanto concerne RCS, cioè il gruppo Izzoli Corriere della Sera, ovviamente in cui la famiglia Agnelli è molto 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 legata, Caio ha tirato fuori di tasca sua questi soldi sull'unghia in estate, mentre invece Ogbonna sappiamo che il pagamento è diluito, mi sembra, in 3 anni, quindi sono due cose diverse. Volevi ancora aggiungere una cosa? Abbiamo riguardo Philadelphia. Philadelphia, poi chiudiamo su Caio. Sara dice che sto lavorando ad una cosa, ma non posso svelare i dettagli, quindi rimane un po' incerto, diciamo. Dico solo che ci farà accelerare di 4-5 mesi con un contributo ulteriore che darei. Poi per quanto riguarda Ventura e Petrachi, dice che io e lui ci completiamo, non mi chiede la luna, io glielo accontento e tira fuori il meglio dai giocatori.
giocatori. Petrachi invece dice che ha avuto un ruolo fondamentale, dopo il suo viaggio in Sud America prenderemo comunque delle decisioni, ovviamente. Sì, un sudamericano, hai detto Caio, ovviamente mica ho mandato Petrachi in vacanza, no, è andato, non ha preso il sole, è tornato pallido. L'ho mandato apposta, infatti dice mica in ferie. E poi ovviamente potenziare la società, dice che abbiamo una buona struttura societaria ma vogliamo ancora migliorarla. In scadenza Comi e Ferri dicono dobbiamo solo incontrarci, la volontà di proseguire con questo sistema, con questi uomini. Allora, siccome c'è tanto da commentare, se sei d'accordo facciamo solo qualche minuto di pausa, così sì, poi abbiamo tutto un blocco e anche due di per commentare quello del presidente. Allora, ci fermiamo qualche minuto per la pausa pubblicitaria e poi torniamo con Toro contro Juve.